Ciao a tutti, domani si gioca una partita molto molto importante per la Juventus e Monza-Juventus alle ore 15 e se pensiamo che fino a 3 settimane fa questa partita veniva considerata come una formalità, ad oggi le cose sono decisamente cambiate. Perché sono cambiate? Beh, prima di tutto perché dopo le prestazioni contro il Benfica, contro la Fiorentina, contro la Salernitana, contro la Roma, ecco, contro la Sampdoria, questa Juventus ha lanciato molti dubbi su quello che è il suo vero valore, ma anche il suo vero valore dell'allenatore, che ultimamente non è molto amato dai suoi tifosi. Domani sarà la prova, il crocevia di molti giocatori della squadra per capire se questi sono dei campioni e sono capaci di ribaltare situazioni complicatissime perché, ok, il campionato siamo a 4-5 punti dalla vetta e non è un problema recuperare quei 5 punti, siamo appena alla settima giornata, se domani vinci, quindi insomma ti avvicini, potresti addirittura avvicinarti alla vetta. Il problema è che oggi quello che fa tremare la Juventus è sicuramente la Champions League, dopo due sconfitte. Ribaltare il risultato diventa complicato perché comunque devi battere il Benfica che si è dimostrato un'ottima squadra e dovresti perlomeno pareggiare col Paris Saint-Germain che ha tre fenomeni lì davanti che sono incredibili. E soprattutto dovresti vincere contro la squadra Maccabi 2 volte, quindi insomma non è assolutamente facile. Però è anche vero che i giocatori, i campioni allineatori che ci dovrebbero essere, ricordiamo sempre che la Juventus è la squadra con il monte ingaggio più alto in assoluto. Ieri ho visto l'intervista di Allegri più teso del solito, anche più arrabbiato, a un certo punto se l'è presa anche male con un giornalista, non in maniera volgare o cattiva, ma comunque si notava una certa difficoltà nella gestione dei giornalisti, cosa che lui non ha mai avuto. Però è anche vero che l'ultimo Allegri non mi è mai piaciuto questo, forse mi è piaciuto un po' di più perché non tanto di più, però almeno sembrava preoccupato e teso, cosa che non è mai successo nelle ultime partite, anche contro Benfica, contro la squadra di Benfica, e ha dimostrato poco interesse del risultato negativo. Sembrava quasi disinteressato, così come la Salernitana, che sembrava quasi che avesse ragione lui, che la Juventus avesse fatto un partitone, invece che no, cosa che non è assolutamente successa. Oggi addirittura in conferenza stampa ha detto una cosa che mi preoccupa tantissimo, stiamo giocando bene. Non so dove abbia visto le partite e dove le veda, ma sicuramente qualcosa non va bene. Certamente poi dopo si è corretto dicendo giochiamo bene per come siamo messi a livello di infortuni. Cosa che fra l'altro mi preoccupa ancora perché gli infortuni non sono mai stati considerati da Allegri l'anno scorso come un problema, nonostante anche l'anno scorso ce ne siano stati tanti. Quindi io credo che forse, come dice la Gazzetta dello Sport, ci sia anche un problema di preparazione. I preparatori non hanno fatto assolutamente un buon lavoro. La preparazione molto più corta rispetto al solito di quest'anno ha messo in difficoltà molte squadre, infatti ci sono tantissimi infortunati rispetto agli anni passati. Però è anche vero che la Juventus è peggio, è messa peggio degli altri, addirittura 13 infortunati rispetto ad altre squadre che magari ne hanno 5 o 6. Quindi sicuramente c'è un problema proprio di preparazione. Anche l'allenatore, a mio modo di vedere, ripeto, non tifate contro la Juventus perché tanto non va via. Il suo ingaggio di 36 milioni di euro sono troppi soldi per la Juventus per rimetterci questi soldi e non avere un allenatore e doverne pagare un altro. Come ha detto, arriva bene come battuta, ma purtroppo è anche vera, chi lo paga quello che viene dopo. L'unica soluzione sarebbe che Allegri se ne andasse, ma non credo che voglia rinunciare a 9 milioni. Adesso, ultimamente, gli allenatori sono talmente legati ai contratti in maniera morbosa che è difficile che compiano un gesto d'orgoglio per andarsene. E non sarà certamente Allegri che sembra convinto di fare bene. Quindi domani l'unica cosa è vedere quello che succede, sperare che la Juventus vinca, perché sinceramente anche se non ho assolutamente intenzione di fare come alcuni miei amici che hanno deciso di tifare contro alla Juve per vedere Allegri allontanato. Non credo che sia la soluzione e io non spero una sconfitta mai per la mia squadra.
Detto questo, domani staremo lì a guardare la partita, cercheremo di commentarla appena finita e speriamo che vada bene, perché c'è bisogno di entusiasmo che ultimamente è sotto i tacchi. Detto questo, speriamo che, come detto, tutto vada bene, ci vediamo eventualmente dopo la partita, sperando di non vedere di non commentare un disastro, un altro disastro. Va bene, vi saluto e scusate la depressione, ma in questo momento essere Juventini non è proprio un momento facile. Se volete iscrivervi al canale è sempre cosa buona e giusta. E se volete lasciare un mi piace o un commento, è anche in quel caso lì sempre gradito. Ciao a tutti!